Ciao a tutti ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo video delle Survival Games. Scusate se sentite click, ma stavo controllando una cosa e sto narrando dopo la registrazione. Allora, questa è una partita che ho fatto, non mi ricordo neanche la mappa, sinceramente. Ho preso subito la spada. Cosa positiva, però all'inizio mi stavano facendo molto male. Ora voi vedrete che ammazzerò subito uno all'inizio. Volevo ammazzare questo qua che aveva l'armatura, ma non sono riuscito purtroppo. E ammazzo questo qua, ecco, vedete? Lo chiudo all'angolo dove non aveva niente e lo ammazzo e prendo il cappello che metto. Allora, volevo un po' scusarvi per la mancanza di video in questi giorni, ma purtroppo sto avendo tanti impegni scolastici che non posso, a cui non posso, insomma, non posso conciliare video e impegni scolastici così bene. E questa è una partita che è andata abbastanza bene, poi vi farò vedere anche come finisce. L'ho giocata anche abbastanza bene. Qua vabbè, entro qua. Non mi ricorderò molto perché l'ho giocata venerdì. Sì, venerdì e oggi è lunedì, per cui sono è 4 giorni che l'ho fatta 3 giorni fa circa. Però mi ricordo bene il finale, ecco. Molto bello anche quello. No, vai, lo vedrete. Niente, non mi ricordo se avevo. Oh, io l'avevo visto un chest che non ho preso, porca troia. Non mi ricordo se ho ringraziato. Sì, l'ho ringraziato. Sbadiglio. Che mi ha fatto la. Sì, no, non l'ho ringraziato. Che mi ha fatto la sponsorizzazione. Però non ve l'ho linkata, ecco. Io ve la linkerò in descrizione. Vabbè, così, giusto perché non me l'ero dimenticata di linkarla. Qua giro un po', mi ricordo, e non trovando chest, e alla fine mi incazzo perché dico, cioè, com'è possibile che qua non ci sono chest? Perché qua è una veduta dall'alto, mangiamo il pollo che cura 3 cuori. Allora, se riesco oggi dovrei riuscire a mettere 2 survival games, tutte però commentate dopo la registrazione. Cioè, perché cosa devo fare? Devo semplicemente fare questa. Renderizzarla, cioè mettere insieme audio e video. Dopodiché, qua stavo laggando un po' nel gioco. Dopodiché, caricarla su YouTube e niente, basta. E intanto che carico e renderizzo, che renderizzo e carico, ecco là c'è un nome anche. Narro l'altra. E vi dico che l'altra è Demon Breeze, è nella mappa Demon Breeze, per cui che bello. Qua continua un po' di lag a livello di porte. Vedete che c'è quel tizio là che continua a vedere, ma non riesco a capire dov'è. Esco qua, vedo una chest là che era la stessa chest che non avevo preso prima. E lui ora fa un giro della Madonna all'esterno. Vedete che là c'è l'esterno. Lui fa il giro, qua mi ero anche shiftato e penso che mi ero shiftato, poi non mi ricordo, non lo so. Qua trovo una doppia cesta che non riesco ad aprire come un nabbo, in cui trovo dell'equipaggiamento. Ho anche un diamante, ma purtroppo non sono riuscito a sfruttarlo perché chiaramente non ne ho trovato un altro. Qua lui continua a fare il giro. E io cerco di aspettarlo. Allora lui continua a girare e lo inseguo. Secondo me non se ne è neanche accorto che c'ero io. Qua trovo una bistecca. E esce. Ecco, io pensavo che uscisse da lì. Ma esce. Tra poco lo vedo. No, forse no, 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 forse neanche lo prendo. Guarda. Qua. Controllo sta chest, sì, forse lo prendo, non mi ricordo cosa ho fatto. Purtroppo narrare dopo è
E c'è questo problema qua. Qua trovo anche un arco. Tenetelo bene a mente l'arco. Vabbè, lo vedete, però tenetelo bene a mente, perché ci sarà molto importante dopo. Ci sarà molto mamma mia, che italiano. Ci sarà molto d'aiuto dopo. Ecco, sì, ecco. Qua trovo una chest. Qua mi sono ri ripromesso di andarci ogni volta che gioco a questa mappa, perché è davvero un posto pieno di tesori qua. Ecco, ci sono una marea di chest veramente, tra cui una che penso che sia anche che è piena di robe belle, perché scusate, in un video precedente avevo detto che le chest nelle survival games sono tutte uguali, cioè nel senso sono chest che hanno la stessa valenza, diciamo, non so come dire, che hanno gli stessi oggetti, nel senso non è che una chest ha oggetti migliori e un'altra ha oggetti peggiori. Questo in realtà non è vero, perché ho visto che ci sono alcune chest che hanno più facilmente armature di ferro e di maglie, insomma armature avanzate. E ho visto in un video anche di Grande Scavatore Nero che c'era addirittura una chest che conteneva tutta l'armatura di diamante. Ecco, la chest con l'armatura bella è qua. Eccola qua. Vedete, io trovo cioè ho trovato una, non so se è un caso, ma non penso, perché ho trovato un casco di ferro, un accendino, una chestplate di ferro, dei gambadi d'oro, una chestplate di maglia e un arco, cioè quindi e anche una spada di pietra. Sì. Cioè, quindi ragazzi, cioè davvero io non so qua. Ma penso che sia fatta apposta, ok? Abbiamo anche l'accendino. Abbiamo un buon equipaggiamento perché abbiamo accendino, mela d'oro, spada e arco. E abbiamo anche la canna da pesca che però insomma non è che è molto utile. E ora succede. Sì, più o meno tra poco succede la cosa che vi annunciavo prima. Qua apro sto chest. Continua ad esserci un po' di lag. Infatti ero preoccupato. Mi sono accorto che non ho preso il pollo. Vabbè, ero preoccupato che laggassi. Sì, qua butto anche la spada di pietra perché ce n'ho due. Io vi consiglio sempre di buttarle le cose che avete doppio, che non vi servono, perché se le cioè, se chiaramente buttatele. Non lasciate in una chest perché potrebbero prenderle, buttatele e dopo 5 minuti scompaiono. Ecco, qua accade la cosa che io vi chiedo a voi perché io sono rimasto di merda. Vi faccio vedere perché. Qua io stavo andando tranquillo e vedo all'orizzonte uno, eccolo là. Avete visto? Eccolo qua. Ora io cosa faccio? Faccio lo zoom e faccio un po' con l'arco, non lo prendo. E lo prendo, eccolo qua. Lo prendo qua, qua, qua. Qua lo prendo, qua no. Quindi una frecciata, due frecciate, tre frecciate. Ha l'armatura leggermente migliore della mia, ma proprio leggermente. Quindi dovrebbe essere già tipo a 4, a 6 cuori circa. Quali assesto, un altro colpo, eccolo qua. E quindi adesso dovrebbe esserti. È un altro colpo. Dovrebbe essere più o meno a 4 cuori, tipo. No? Ora, lui ha 4 cuori più o meno. Arriva da me. Io. Incendio. Ora vi faccio vedere. Incendio. Ora lui avrà tipo 5 cuori. 5, 6, 5 e mezzo. Incendio. Perde. Lui ha 5 cuori. Però mi attacca prima. E io. Ora mi sono accorto. Io. Adesso, beh, gli scrivo anche hacker in chat, lol. Ma comunque, perché mi ero incazzato? Perché pensavo veramente che hackerasse. Poi riguardando adesso, non capisco. Cioè, io ho visto qua. Cheater. Is a hacker. Stavo scherzando. Cioè, io in realtà lo faccio sempre per intimidire l'avversario. No, veramente, perché io. Cioè, lui cosa aveva fatto? Io l'avevo ridotto a 4 cuori più o meno aveva. Però l'ho colpito dopo con la spada soltanto due volte. Due volte. E lui mi ha colpito, mi è riuscito a colpire diverse volte. Quindi mi ha fottuto. Purtroppo è così. Vabbè, allora, per questo video è tutto. Io vi saluto. Ciao a tutti.